Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, il titolare della LR Immobiliare e sono qui con l'architetto Andrea Ferrini, iscritto all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Oggi parleremo di un argomento molto importante che interessa sia coloro che vogliono vendere un immobile, sia coloro che devono acquistare un appartamento, a prescindere che si rivolgano o meno a un'agenzia immobiliare. Alla fine della nostra conversazione vedremo che probabilmente la scelta migliore, quella più consigliabile, è proprio quella di affidarsi a dei professionisti, a degli agenti immobiliari che sanno di cosa si tratta nello specifico quando parliamo della vendita di immobili. Ma a prescindere da questo, l'importante è cercare di comprendere quanto sia rischioso il fai da te, cioè fare da soli nella vendita o nell'acquistare un immobile. Per questo motivo oggi in LR Immobiliare ci è venuto a trovare l'architetto Ferrini, al quale farò alcune domande per comprendere l'importanza dell'analisi documentale e le difficoltà che in una città come Roma, con una burocrazia molto molto complicata, trovano tutti coloro che ogni giorno si interfacciano con la problematica dell'urbanistica. Allora, quindi Andrea, innanzitutto grazie Buongiorno. che sei qui con noi. Andrea, vorrei che tu spiegassi cosa succede quando, ad esempio, in un immobile un proprietario che vuole vendere si rende conto che l'appartamento magari lo ha ereditato oppure negli anni passati, 20 anni fa, ha fatto qualche modifica interna che però non ha regolarizzato a livello catastale. Cosa succede laddove è andato a fare delle modifiche oppure si trova un appartamento modificato da altri e deve andare appunto a regolarizzarlo ai fini di una vendita? Allo stesso modo, quello che appunto è opportuno che un acquirente controlli prima di, diciamo, di andare a fare un'offerta per un immobile che ha subito delle modifiche. Succede che l'immobile, in questo caso privo di titolo perché le modifiche sono state eseguite senza presentare alcun progetto al comune o senza ritirare eventualmente la dovuta autorizzazione edilizia, l'immobile si trova in uno stato di irregolarità e quindi prima di un'eventuale compravendita deve essere regolarizzato. L'operazione di regolarizzazione è soggetta quindi alla presentazione di un titolo edilizio a sanatoria presso l'ufficio tecnico del comune, del municipio di competenza o di un ufficio di importanza più alta come può essere il dipartimento. Ad ogni modo, questa procedura di sanatoria presuppone la ricerca preliminare di titoli edilizi pregressi, come ad esempio il titolo di costruzione dell'immobile. Quello che chiamiamo comunemente il progetto, Il giusto? progetto di costruzione che il costruttore all'epoca della costruzione del fabbricato ha preventivamente ritirato dal comune. La licenza edilizia vecchia, la concessione edilizia vecchia, oggi permesso a costruire. Questa ricerca è un procedimento che nel Comune di Roma è molto lungo, a volte anche complesso nella sua presentazione. Lo possiamo spiegare nel dettaglio, Andrea? Cioè, cosa, Certamente. proprio materialmente, far capire ai nostri amici che ci seguono che cosa succede. Cioè, io a volte, appunto, ti telefono, ti dico: Andrea, per questo immobile ha bisogno di ritirare fuori una copia del progetto perché dobbiamo verificare La piena se regolarità. lo stato attuale sia in qualche modo sanabile. Perché a volte ci sono casi in cui non è sanabile, Certamente. ovviamente, no? Si deve Quindi. presentare presso il Dipartimento di Urbanistica una richiesta che ad oggi si presenta telematicamente, una richiesta del titolo edilizio, quindi del progetto e degli allegati documenti, quindi della licenza edilizia o concessione o permesso a costruire e del certificato di agibilità o abitabilità, Quindi mi se fa vecchio. presupporre, visto che parli telematicamente, che è una cosa veloce, tu si fa tutto Purtroppo velocemente. dovrebbe essere una cosa immediata, però non lo è, perché qualora si abbiano subito i dati precisi dei documenti da richiedere, quindi il numero del progetto o il numero della concessione o degli altri titoli,
si può subito inoltrare la richiesta telematica e si inizia la lunga attesa perché nel Comune di Roma per un documento come una concessione, come può essere una concessione edilizia, i tempi sono anche di 2-3 mesi, se non di più. Analogamente per il progetto di costruzione del fabbricato si inoltra telematicamente la domanda E anche lì sono due e mesi? Noi no, a volte anche di più, 4-5 mesi. abbiamo avuto anche altri casi peggiori come tempistica di Sì, 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 attesa. sì, sì. Mediamente l'attesa è di circa 4 mesi. 4 mesi la media. La media è 4 mesi. La media per avere una risposta della reperibilità del fascicolo richiesto può essere anche di 3 mesi. Poi ci si mette in prenotazione per la sua visione e si aspetta mediamente un altro mese, un mese e mezzo. Quindi i tempi di attesa possono arrivare anche 4 mesi e mezzo, 5 mesi per ottenere un progetto. No, io perché questo lo sottolineo perché molto spesso noi troviamo questa difficoltà, cioè nella fase quella proprio embrionale del rapporto con un cliente, no? Quando un cliente decide di darci un immobile da vendere, per esempio, noi in prima battuta la prima cosa che facciamo è il recupero di tutta la documentazione finalizzato appunto poi ad esaminarla e esaminarla ovviamente tramite tecnici competenti, quindi nel caso dell'urbanistica ci affidiamo. Come in questo caso all'architetto Ferrini. Però l'atteggiamento dei clienti, quello che a me sconvolge è che i proprietari hanno l'atteggiamento del tipo: beh, ma tu in quanto agente immobiliare preoccupati di recuperare, di trovare soprattutto un cliente che sia pronto a darmi quel prezzo che io desidero. E poi i controlli successivamente, una volta che io ho raggiunto l'accordo sul prezzo con l'acquirente, li farà il notaio che insomma ha la competenza per fare questi controlli. Dall'altro lato mi trovo spesso anche gli acquirenti, ai quali invece noi presentiamo tutta una relazione con i documenti allegati che tu con tanta difficoltà hai recuperato e quasi non gli danno importanza perché anche lì il loro atteggiamento è sì, grazie, è una cosa sicuramente interessante, ma tanto poi i controlli me li farà il mio notaio. E questo a In me lascia questo perplesso, anche perché poi il notaio, bisogna ammetterlo, non ha competenze urbanistiche. il notaio generalmente ha dei tecnici al suo fianco Certo, che come giusto che verificano sia. la parte urbanistica dell'immobile che devono trattare. E questi tecnici, se scrupolosi, dovrebbero fare le stesse ricerche preliminari dei titoli edilizi che in questo caso, nel caso tuo, fa il tecnico dell'agenzia. E quindi con lo stesso dispendio di tempo che ho illustrato prima. Però il proprietario, la difficoltà che ha a comprendere a volte, in totale buona fede ovviamente, non Certo. essendo un addetto ai lavori, è proprio il rischio che corre con questo suo atteggiamento. Ossia, quando lui dice, tu intanto procurami il cliente, quando io poi col cliente mi sono accordato sul prezzo, e quindi significa che ha anche incamerato già dei soldi a titolo di caparra. Poi dopo faremo tutti i controlli e se necessario farò tutte le rettifiche del caso. Ok? Però tu sai questo cosa Che significa a Roma. può essere controproducente, primo, per i tempi lunghi necessari al reperimento dei documenti Questo è tecnici. fondamentale perché lui sta dicendo una cosa importante, cioè se io mi impegno nel mese di marzo a dare poi in vendita la casa, completare l'iter di vendita a luglio, può darsi che per luglio io ancora sono in attesa dei documenti che poi mi consentiranno la regolarizzazione, perché poi non tutte le regolarizzazioni si fanno in 7 giorni, È no? quello che volevo dire, può essere controproducente anche per un secondo aspetto, ovvero nel caso venga riscontrata una irregolarità che può essere più o meno grave, questa può essere sanabile o non sanabile, quindi può essere necessaria un'attesa per la sanatoria, dettata dai tempi di legge, semplicemente, oppure può anche non essere possibile una sanatoria. E quindi si tratta di ripristinare lo stato dei luoghi regolare. I tempi quindi possono essere anche molto più lunghi del semplice
tempo necessario al reperimento dei documenti. Un'altra cosa importante, gli acquirenti non hanno spesso consapevolezza, sempre in buonissima fede, perché ovviamente molte persone si preoccupano più che altro di come pagare l'immobile, se l'immobile piaccia o meno e vada bene per le proprie esigenze, però poi a livello di documenti, anche lì il loro retropensiero è quello, vabbè, poi tanto ci pensa il notaio. E allora quello che io vorrei far capire è che quando si arriva davanti al notaio è troppo tardi, cioè i controlli vanno fatti prima. I venditori di case si devono affidare a degli agenti immobiliari competenti, scrupolosi e soprattutto che abbiano la sensibilità di capire che i controlli si fanno prima, non quando si ritira una proposta e la proposta è stata accettata, perché quando la proposta è stata accettata o il compromesso è stato firmato e c'è stato un passaggio di soldi, se poi l'immobile non è regolarizzabile, e ora l'architetto Ferrini farà degli esempi di quando non è regolarizzabile, stiamo parlando di tanti soldi da dover dare, perché in base al codice civile il concetto della caparra confirmatoria è che se per fermare una casa a me un acquirente mi dà 40.000 euro, io poi dopo ne devo dare 80.000 se sono inadempienti perché la casa è irregolare. E spesso l'irregolarità non si riesce a capirla così leggendo una semplice planimetria, ma perché ci deve essere un tecnico competente come un architetto, un geometra, un ingegnere che faccia un sopralluogo nell'immobile. Perché quante volte, Andrea, succede che tu hai una planimetria che guardandola, diciamo, in mano sembra regolare, ma poi da un riscontro in Quasi loco sempre. quasi sempre ti escono fuori delle anomalie. Nella quasi totalità dei casi. Quindi poi Roma, diciamo, purtroppo è una città che si è sviluppata in maniera disordinata. In passato tutti, se gli interessava aprire un tramezzo, cioè un muro era di troppo, lo abbattevano senza occuparsi della staticità dell'immobile, senza occuparsi delle problematiche, diciamo, della regolarizzazione urbanistica. Però per far capire ai nostri amici che ci seguono, quali sono per esempio dei casi in cui l'immobile non è assolutamente regolarizzabile? Il caso più lampante è quello di un immobile ampliato abusivamente con una volumetria aggiuntiva in una zona urbanistica in cui gli ampliamenti non sono consentiti. Quindi anche qualora si fosse disponibili a pagare una cospicua sanzione prevista dalla norma, urbanisticamente non è possibile sanare l'abuso volumetrico e quindi va ripristinato lo stato dei luoghi regolare demolendo l'abuso volumetrico. Quindi ampliamenti su terrazzi, balconi o soffitte o... Possiamo dire anche un altro problema che noi riscontriamo spesso, un'agenzia come la nostra che lavora in tutta Roma, quando parliamo di città storica, a volte ci è successo di appartamenti dove il proprietario lo ha ereditato dal padre che lo aveva ereditato a sua volta dal nonno dell'attuale proprietario. Cosa succede? Un appartamento magari che è della fine del 1800, inizio del 1900. E magari il costruttore all'epoca ha sì depositato il progetto regolare che gli è stato approvato, quindi ha tirato su la palazzina in maniera regolare, però poi in corso d'opera ha deciso che laddove dovevano esserci delle pareti ha aperto delle finestre. Non ha aperto la finestra soltanto in quell'appartamento, magari l'ha aperto in tutta la colonna dell'edificio. Questo però è un abuso che in alcune zone di Roma non è sanabile, oppure è sanabile soltanto pagando una sanzione molto molto costosa e con tempi poi lunghissimi, giusto Andrea? Questo Bisogna vedere, spieghiamoglielo, no? specie nel centro di Roma, nella città storica, in particolare all'interno del perimetro delle mura, che ha un vincolo paesaggistico particolare, è una zona considerata patrimonio dell'UNESCO, quindi Facciamo le capire perché opere, dentro il certo, centro spesso pensano che si parla di Piazza Navona, Piazza di Spagna. Sì, è ma normale che si può arrivare anche sennò. a Rione Monti, anche... che dire, via Sardegna, via Boncompagni, tutto quello che sta all'interno del perimetro delle mura, Castro Pretorio, Stazione Termini, Ecco, Stazione Termini che Santa Croce in Gerusalemme, viene spesso, quindi... diciamo, presa in considerazione per coloro che vogliono fare investimenti per case vacanza, bed and breakfast. Andare a modificare la struttura interna di un appartamento
assolutamente da fare soltanto previa verifica e consulto con un tecnico Certamente, a abilitato. parte la situazione vincolistica, un immobile può essere vincolato direttamente o non vincolato, per opere realizzate in modo irregolare che abbiano una valenza esterna, in questo caso è necessario un parere preventivo della sovrintendenza statale. A volte può essere dato, il più delle volte a sanatoria non è dato, quindi scatta la necessità di ripristinare l'immobile a uno stato regolare, quindi nel caso dell'apertura irregolare di una finestra deve essere richiusa il più delle volte. Chiaramente a discrezione della sovrintendenza, ma statisticamente ho potuto verificare che l'apertura di vani irregolari non è quasi mai sanabile, perché la sovrintendenza non emette parere positivo. Un altro aspetto importante che vorrei evidenziare, grazie al tuo aiuto Andrea, è che molto spesso io mi confronto con proprietari che hanno degli abusi per i quali negli anni 80, anni 90, o loro stessi o i proprietari che li hanno preceduti, che gli hanno poi alienato l'immobile, hanno presentato domanda di condono. E domanda di condono che però è rimasta tale, nel senso che la domanda poi non si è perfezionata nell'iter conclusivo che prevede il rilascio di un documento apposito da parte del Comune di Roma, che si chiama concessione in sanatoria, ed è un documento fondamentale perché sancisce la regolarità di quell'immobile relativamente a quell'abuso che è stato denunciato. Ecco, com'è la situazione All'ufficio dell'ufficio condono condono per quanto riguarda le domande, i tempi di risposta, oggi che drammatico, parliamo di febbraio del è una 2019? situazione drammatica perché avere una domanda di condono anche molto vecchia, come quelle che riguardano il condono dell'85, ma anche i condoni più recenti, ci sono ancora decine di migliaia di pratiche inevase. Cioè dovete considerare che stiamo parlando dell'85, 1985, stiamo registrando nel 2019, cioè 34 anni fa. La problematica sembra banale, ma è gravissima, nel senso che cosa succede? Il signor Rossi nell'85 presenta una domanda di condono e presenta anche dei documenti e paga magari anche qualche tassa che si chiama oblazione per quanto riguarda il termine più tecnico. Cosa succede poi? Il signor Rossi nel frattempo viene a mancare e i suoi eredi vendono l'immobile al signor Bianchi. Ok? Quando hanno venduto magari l'immobile a ridosso della domanda di condono presentata, in quel periodo storico, quindi facciamo esempio, fosse il 1987, il notaio stipulava perché in quel momento storico non si poteva pretendere che dopo 2 anni già si ottenesse il perfezionamento del condono. Poi l'ufficio condono edilizio di Roma, chiamato USCE con un'abbreviazione, cosa fa? Che a un certo punto decide di mandare una comunicazione, spesso per raccomandata R, al Chiedendo. proprietario dell'immobile, chiedendo magari integrazione documentale, oppure semplicemente comunicando che deve pagare qualche tassa in più per poi rilasciare la concessione sanatoria. Ma cosa succede? A chi la manda? Non al proprietario attuale che risulta comunque sia nella conservatoria che è diventato proprietario, quindi un ente statale che sancisce verso la comunità la pubblicazione dell'ufficializzazione che il nuovo proprietario è diventato tale, ma lo manda al signor Rossi del nostro esempio, cioè a colui che aveva presentato la domanda. Ovviamente il signor Rossi in quel domicilio non risulta più che ha indicato, che domicilio che è stato indicato nella domanda, e quindi la raccomandata torna indietro e quindi va in giacenza, cioè la pratica diventa dormiente per 20 anni, 30 anni, 40 anni, fin quando qualcuno non si rende conto che deve avere la conclusione della pratica, il perfezione della pratica. Quante ce ne sono di queste situazioni, Andrea? Tantissime, tantissime, tantissime. E questa situazione, ecco, si verifica nel caso di negligenza, tra virgolette, logistica, quindi invio di comunicazioni al vecchio proprietario, che può essere anche morto o Certo, non ha interesse a comunicare alcunché, perché lui non ha più interesse perché il a che. problema vero è che molte persone pensano che hanno la domanda di condono,
corredata con le oblazioni pagate e credono di avere praticamente la casa regolare. Non è assolutamente così, perché Il procedimento non è ancora concluso. e quindi può anche succedere in linea teorica, meramente teorica, però se sono stati presentati dei documenti erronei, se è stato fatto un abuso in un punto della città dove proprio non prevedeva la possibilità di condono, no? Immagino le zone archeologiche, no? Sì, zone vincolate, l'ultimo condono non sono in zona vincolata, non era Cioè, previsto che l'immobile esatto. potesse ottenere il Quindi in condono. quel caso, anche se passano tanti anni, l'immobile non è sanabile. Ecco perché è fondamentale quando si decide di vendere una casa di affidarsi a dei professionisti. Innanzitutto a un agente immobiliare professionista esperto che si occupa innanzitutto di reperire la documentazione e di analizzare in prima battuta quello di cui è in possesso il proprietario. Poi, con l'aiuto di un tecnico abilitato, quindi un architetto, un geometra, un ingegnere, un professionista che tutti i giorni si confronta con le problematiche della città, le problematiche catastali urbanistiche, si faccia un lavoro di analisi della documentazione presente, di reperimento dei documenti mancanti e soprattutto di completamento, perché spessissimo c'è da intervenire, giusto Andrea? In ultimo sui condoni, No? completare un condono, quindi Esatto. riesumarlo dopo decenni di giacenza Riesumare un nell'ufficio, condono significa di 20 attendere anni fa non si fa in una settimana. significa attendere per il ritiro della concessione, qualora vada tutto bene, anche un anno e mezzo. Quindi bisogna Quindi mettere in conto anche questi tempi nel caso di condoni. ecco perché è fondamentale, perché altrimenti si rischia che uno non pensa di risparmiare sul costo dei tecnici e dei professionisti, agenti immobiliari competenti, e dice, va bene, faccio da solo, chi se ne importa, ho risparmiato. Sì, ma attenzione al vecchio detto che chi risparmia poi a volte per risparmiare si paga due volte, quindi bisogna fare molta molta attenzione perché l'analisi dei documenti e soprattutto essere sicuri che tutta la documentazione sia idonea per fare una compravendita sicura, questa è una condizione fondamentale, altrimenti si rischia veramente con la massima buona fede di prendere l'obbligo di vendere l'immobile a un terzo e poi dover dare tanti soldi per il danno provocato al terzo, perché il terzo ha soltanto un obbligo, pagare i soldi, dare i soldi darli nei tempi previsti, poi ha tutto il diritto di ricevere la documentazione corretta. Se la documentazione non è corretta, non si può scoprirlo a 15 giorni dalla data dell'atto definitivo di compravendita, perché in quel momento, proprio per i tempi biblici che occorrono per sanare, per rettificare, per recuperare documenti, purtroppo si rischia poi di incappare in problematiche molto molto costose, giusto Andrea? Certamente, tutto questo vale ovviamente per il Comune di Roma. Noi Noi lavoriamo anche stiamo fuori Roma. Parlando del Comune di Roma. È normale che per professionisti come noi, che operano anche in città diverse da Roma, a me è capitato di vendere immobili in Toscana, come anche in altre città d'Italia, Andrea anche come tecnico si occupa della sua attività, la svolge anche al di fuori del perimetro di Roma, quindi anche in altre regioni. Però è importante dire che in altre regioni ci rendiamo conto che i tempi Molto sono ridotti. molto ridotti. Cioè io sono stato di recente a Bologna per motivi di lavoro, mi sono confrontato con un caro amico e collega, il quale si lamentava del fatto che in questo periodo a Bologna, per avere la copia dei progetti, hanno un pochino allungato i tempi, sono 45 giorni, 60 giorni. Certamente, da Cioè, noi è fantascienza Roma. noi firmeremmo, insomma, veramente col sangue per poter avere un progetto in 60 giorni da Certamente, questo punto di vista. certamente. E quindi è ancora più importante ricordare a tutti, quando decidete di vendere una casa, se siete proprietari, quando decidete di acquistare una casa, se siete acquirenti, non partite dal presupposto tanto dopo ci pensa il notaio, perché proprio in questa frase, dopo ci pensa il notaio, e ci sono dei pericoli di farsi male. Invece pensateci prima. Se siete acquirenti, vi affidate o da un architetto, un geometra, un ingegnere, un agente immobiliare che è strutturato e possa aiutarvi a capire se l'acquisto che state facendo sia, diciamo, libero da rischi. Se
Se siete dei proprietari, è meglio aspettare un mese in più prima di mettere in vendita l'appartamento, ma prima avere una esatta rappresentazione di quello che è lo stato della situazione. Quindi un'analisi dei documenti, se mancano i documenti, capire quali documenti servono e quali documenti invece già abbiamo e capire se quelli che abbiamo sono regolari. Quindi il consiglio è proprio questo: non fate da soli, affidatevi a dei professionisti proprio per far sì che la compravendita si svolga in maniera più tranquilla, sicura e proficua per tutti. Io ringrazio l'architetto Andrea Ferrini che oggi Grazie a voi. ci ha onorato della sua presenza e soprattutto ci ha dato dei consigli preziosi. A presto. Buon lavoro. Buon lavoro, Andrea.